Ti rimando i saluti, dai. A poco piace un bacio. Abbiamo fatto tutta la coppa fuori. Stavo un gruppo spettacolare. Ma vanno proprio bene assieme. Abbiamo visto un po' di partite tutte le notti. E l'altra partita. Ah, fuori. Venezia fuori. E abbiamo solo 10 canali. Ci siamo. Solo 10 canali, non abbiamo altri canali. Telefoggio, Teletown e Teleradio Aere non ce l'abbiamo. La festa l'avete vista un po'? Sì, sì. Tutta quando anche qui? La festa l'avete vista, che piave hai detto? Abbiamo visto, ci stiamo. Ma bene, chi ne gira? Prima che vediamo la serie B, sarà prima di agosto? Prima di agosto, c'era sicuramente la Coppa Italia un po' prima. Ah, ecco, allora abbiamo 15 luglio di vedere qualche partita. Cioè abbiamo 15 luglio, 30 luglio il ritiro. Ah, ecco, allora già due mesi, fra un mese. Un mese. Fate un po' di vacanze, anche bello. Ah, ma fa, ci vuole, perché è stato abbastanza lungo pure quest'anno, ci vuole. Poi siccome l'anno prossimo, bisogna l'anno prossimo, sarà ancora più difficile, quindi ci siamo preparati. Io ho preso. Tu sei stato fondamentale su tutto, anche nello spogliatoio. Senti, io penso che sì, d'altra parte voglio dire, io so quello che do, però se non c'è il riscontro dei miei compagni, io poi da solo un bozzmanino. C'è uno squadrone, c'è i compagni che muoiono bene. Vediamo che sia anche il capitano della Serie B. Buongiorno ragazzi. Noi stiamo qua, se avete bisogno, tanto grazie, non ci vediamo. Un bacio annuncio, vabbè, che ci sentiamo con papà, ci scriviamo. Ciao ragazzi, grazie. Un bacio da lui. Cristian, com'è incontrare della tua Foggia tra i detenuti che vi amano, vi vogliono bene? Loro fanno parte di una Foggia che merita, quindi per me è il terzo anno, sono contento e sono onorato di essere qui e divertirci insieme. Sei in una città che poi, insomma, come identità sposa il pallone, lo sport fa anche di questi miracoli. Ma assolutamente, difatti loro sono tanti tifosi, tanti sportivi, quindi mi auguro che insomma oggi gli possa rimanere qualcosa dentro il cuore che li possa aiutare per la loro vita. E a te cosa resta dentro? A noi resta sicuramente la loro voglia di dimostrare che purtroppo non posso, e quindi la portiamo dentro con noi, sperando che insomma possa darci qualcosa in più.